Bentornati ragazzuoli con il vostro Mitch su Yu-Gi-Oh! Millennium Duels. Oggi affrontiamo Tristan sul secondo, diciamo, lotto. Ho fatto, tra virgolette, un deck nuovo che è sempre quello di prima, solo però che l'ho proprio fatto dall'inizio. Vediamo un po' se ci serve meglio. Ok, abbiamo perso qui. Dai, secondo, 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 bravissimo. Realtà singola. Ok. Mettiamo giù questa. Anche questa e vediamo un po', mettiamo in attacco questa. Mettiamo giù prima questa, questa e questa. Ok, in phase, scusate ragazzi, però devo ogni volta star lì a leggere perché non è che mi ricordo sempre le carte. Questa qua è... Mettiamo in attacco. Possiamo evocare. No, per ora attacco solo con questi. Attacco diretto e end phase. Due carte coperte. Di nuovo i mostri. Vabbè. Adesso direi di evocare, di mettere in posizione di difesa questa e intanto attaccargli. Chissà che al prossimo turno ci attacchi. End phase. Sicuramente la sacrifica, no? Vediamo. Ne metti un altro uguale. Immaginavo. Gaki. Che è questo? Sta per essere distrutta, ok, mostri scoperti che controlli, va bene. Allora, io direi di mettere giù questa intanto e... Ok, vediamo un po' adesso. Adesso direi di evocare questo qua e usare il suo effetto.
E adesso facciamo così, bandiamo questo e lo attacchiamo. Boom. Poi con questo attacchiamo quest'altro. A posto. E mettiamo la defesa. Vediamo che fa. Pensa. Ho messo una carta e coperto in posizione di difesa. Wow. Ok, allora adesso direi di mettere giù anche questo, va? Quindi facciamo così e così. Vediamo un po' cosa possiamo evocare da lui, questo qua to. Facciamo così. Così e così. Sky Pegasus. Attiviamo l'effetto. Scartiamo questa e attacchiamo questo qua. Ok, adesso andiamo in battle phase. Con questa attacchiamo lui, con questo attacchiamo lui e con questa attacchiamo stato. A posto. End phase. Dai, dai, che sei morto ormai. Che paura, oh. Che palle però, eh. Cosa fa questo? Grazie, sai. Allora, adesso vediamo un po'. Questa carta qua cosa fa? Facciamo così. Scegliamo questa qua. E questa. Poi attiviamo l'effetto. E scegliamo questa. Adesso lui sicuramente ok, a posto. Noi mettiamo giù un altro mostro e niente, è spacciato ormai. Battle phase, attacchiamo. Oh cazzo, non l'avevo vista sta cosa, eh. Quando viene dichiarato un attacco che coinvolge questa carta, puoi staccare materiali di mezzo all'attacco del mostro all'avversario. Se lo fai, questa carta vogliamo lo stesso montare. Ah, abbastanza forte. Vabbè, per adesso facciamo così. Adesso vedi cosa succede. Ma scusa un attimo, eh. Adesso posso fare sto qua. Distruggiamo subito questo. E adesso mettiamo
buttiamo giù questa qua. Non era spacciato, però in teoria lo è ritornato adesso. Ok. End phase. Dai che al prossimo turno sparisce. Niente, possiamo solo attaccarlo. Aspettiamo il prossimo turno. Non ha più life point, cosa vuole fare? Allora, se noi facciamo così, no? Equipaggiamo lui. E appena lui mi distruggerà sto mostro, io vincerò. Evochiamo questa, va. Ora noi facendo così vinciamo. Perché un attimo, perché mandiamo al cimitero l'altra. Però intanto evoco un bel mostriciattolo. Basta che facciamo così adesso. Evochiamo un effetto. Anzi no, ma addirittura ho vinto. Benissimo. Bene ragazzuoli, nel prossimo episodio affronteremo Mokuba. Se questo episodio vi è piaciuto, pollicione in su, commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Ciao a tutti!